Eccoci qua ragazzi, bentornati nel canale di Dynex. Torniamo con Gran Turismo 4, pronti per proseguire il campionato con questa BMW che stiamo usando. Si chiama Fuji, Monte Fuji. Vediamo un attimino, ah, Fuji pure quella lunga, bene, bene, bene. Ottima roba. Ottima roba, una vita ci mettiamo alla fine di sta gara. Ci mettiamo una vita. Ci Tra l'altro Fuji non è che mi attiri più di tanto, però. Però ci tocca. Il Gran Turismo, come ho detto, c'è quei giapponesi. È la regola, quindi è inutile che non possono mancare. Ah, qui c'è quella cagata di... non si può tagliare? No, non si può tagliare perché c'è un bel muro. Peccato, l'avrei tagliato. Devo fare prima. Niente da fare. C'è un bel muro e tra l'altro c'è la fase più lunga pure della pista, pure sta curva. Ma diciamo che è Fuji completa questo, dai. Layout completo. Comunque nel primo giro non c'è verso. Sta BMW per girare non lo conosce. Qui dovrebbe arrivare a 300, no? Oh, arriviamo prima del ritirino. Sì, arriva, arriva. Arriva, arriva, arriva. 3,10, stava salendo, qui non frena, arriviamo lunghissimo. Un po' di asfalto, non fa male, eh. 6 giri qua, mamma mia. Anche qui, come ho detto. 3, se proprio vogliamo dirla, 4. Proprio no. Sei proprio no. Comunque mi raccomando ragazzi, supportate la serie che stiamo a fare garoni su garoni qua, eh. Un sacco di gare, tra l'altro i video stanno anche durando, ogni video dura quasi un'ora ogni video, quindi Gran Turismo, qui niente, questo tratto è l'odioso di Fuji. Tratti qua, c'è la versione più facile che non c'è tutto sto bordello di curve, e niente, hanno messo queste curve. Andiamo, andiamo con la terza tornata, andiamo. Abbiamo già fatto 117 km da quando stiamo usando sta BMW M3. Che per il momento non è neanche male. Li darei come voto. Qui non frena, sempre lunghi. Un 6, non di più perché... magari aumentava se avevamo le gomme, cioè sicuramente era più guidabile se montavi le gomme da gara, chiaramente, però secondo me rimaneva sempre rigida nello sterzare, non è che fa tutta sta differenza la gomma, cioè un po' sì, ma poi comunque rimane comunque un po' dura nel girare, quello che non... nel destra e sinistra è rigida, poco handling nelle curve, invece per frenare poi tutto sommato frena pure, insomma magari che sto arrivando io un po' lungo in alcune frenate, però va bene, cioè. Il problema è nelle curve che non mi sta piacendo,
La Lister Storm, che era un'altra di quelle che volevo provare, può essere che era meglio, perché poi va sicuramente di più della BMW, però magari la prossima volta, se capita. No, a parte che la prossima volta, o comunque quando è il 155 Alfa, l'Alfa 155 va usata, dai, lascia fare l'Alfa 155. La gara va presa, trovato dove cacchio è e la usiamo, perché quella la devo provare assolutamente. È da vedere, è da vedere. Mani basse, quindi non so se me l'avete detto dove si trova, perché io ne sto registrando di seguito, però quella la dobbiamo prendere. Perché se era da comprare l'avevo già comprata. Purtroppo non la vendono, quindi quando non la vendono te la regalo. Io ho la sensazione che vincendo sto campionato ti dà una cagata di macchina, la butto lì, questa brutta sensazione. Perché io, come ho detto, non me le ricordo le macchine che ti regalavo, quindi non c'è gioco da una vita. Poi comunque, c'erano troppi campionati che è impossibile ricordarsi singolarmente le macchine che ti regalava il gioco, vedi, era abbastanza ostica la cosa. Poi no, non lo so se è pure random che se rifai il campionato ti ridà un'altra macchina, non so neanche quello, quindi tipo lo rifai questo e te ne dà un'altra diversa, boh, non lo so, non lo so. C'è da dire anche quello, quindi se è così è un problema, perché ti escono macchine random ogni volta, quindi. Cioè, o l'una o l'altra, tutte e due la stessa volta, vedi? La stessa volta, non riuscivo a dire la stessa volta. Però questo mi sembra che Fuji moderno, perché l'avevano fatta a Fuji molte volte in Gran Torino, però aveva l'asfalto più chiaro, questo è più scuro. Non era così scuro altre volte che facevamo Fuji, no, sembra riasfaltato qui. Questa sembra asfalto più nuovo. Qui purtroppo se non c'erano questi muri avrei fatto un bel dritto per dritto, ve lo dico, ma avrò più subito. C'è pure l'asfalto, dai, che è un taglio. Però, fatta apposta, muro, te becchi il muro, non tagli lì. Vabbè, dai, stiamo finendo, ultima tornata che inizia adesso. Questa curva mai la fa bene. Il Mercedes comunque non l'abbiamo raggiunto neanche a pagare. Quanto l'abbiamo dato? Non ho visto. Non ho visto il distacco dal secondo, adesso vediamo. Dai, esci settore. Ui. Sbaglio, mi sta uscendo il settore questa pista degli distacchi. Non so che sto facendo caso. Effettivamente non sta uscendo. C'è qualche problema qua. Non sta indicando i distacchi. Come mai? Come mai? Eh sì, no, li sta segnando. Non so quanto abbiamo. Boh. Ci ho fatto a casa adesso, non sta segnando il gap. Questa gara deve essere buggata. L'indicazione.
No, vediamo nella prossima serie. Ah, eccolo. Ah, ok. Dopo una vita. Ah, ma ci ha messo più di un giro per dare il distacco. È strano, li dà ogni 7 ore. Minuto e 14. No, ma di solito segnala ogni 7 ore della pista, segna il distacco, però boh, qui ci ha messo molto. Non usciva più. È durata altri 10 minuti, quindi siamo adesso a metà campionato. Altre 5 gare che non so se riusciremo a farle anche qua di nuovo 5, perché Coppa Polifoni, ho la sensazione che non darà buona macchina come premio, vediamo. Motorland al contrario. Ah, ok. Ecco perché erano 19 giri, però è piccolissima. Piccolina. Che potrebbe essere difficile sterzare, per noi, perché è praticamente fisso curva. Ecco, appunto. Un po' in temperatura con le gomme, cioè temperatura, rodare le gomme, perché i primi 2-3 giri è un tir la macchina, è inutile. Guardalo lì, pure tu non giri, ne sappiamo qualcosa anche noi quando escono così, sono le gomme. Questa cammina bene pure nell'erba, come ho detto, vedi. È alta, vedi. Oh, box al limite. Al limite. Avremmo preso i box in faccia proprio veramente, quindi ci è andata bene. Prima o poi secondo me in 19 giri ci entriamo in box, ve lo dico io, perché li becchiamo i box, se li becchiamo ci tocca fare la sosta. Qui è pericoloso, perché se allarghi molto non la tieni la macchina, entri direttamente in box, come ho detto. 19 giri sono tanti, non è corta corta dal punto di vista del giro. Ci metti quasi 1 minuto per fare un giro, eh. Non va bene sta roba, 19 giri qua, non va bene per niente. Proprio per niente. Ci potrebbe scappare la sosta anche qua, non è detto, perché l'usura nelle posteriori lo sappiamo, quindi. E il gap non ho visto quanto era, vediamo un po'. Quant'è? Dica, dica, quant'è? Uè, il gap. Attenzione, l'Apollo davanti a uno, 15 secondi. L'Apollo davanti a una macchina è clamoroso, perché è sempre ultimo. No, l'Apollo, la Lupo, che cazzo Apollo. Mi confondo sempre con l'Apollo. Sembra l'Apollo, cioè. Sesta tornata.
po' migliorato il tempo, 41, ma comunque diciannove sono tanti per niente, ne avrei messo 10 qua, non di più. 10 erano giusti, dai. Occhio che entra in box. Ma stava rischiando anche quello. Cioè, almeno se aveva messo tutti sti giri, metti le soste, tipo, anzi, ti metteva l'obbligo in questo campionato di montare le gomme morbide. Però erano gare da 7-8 giri, quindi la sosta la dovevi fare. C'erano le soste obbligatorie. Però no. Per montarti le gomme dure non entri mai. Ecco, noi abbiamo già quasi. Iniziamo a surgiarlo le posteriori. Vediamo un po'. Siamo più o meno quasi a metà gara. 8-8-16, no, non più o meno. Ancora un paio di giri. Secondo me la dobbiamo fare una sosta. Comunque proviamo a vedere se non è necessario. 30 secondi. Siamo già in finestra di pit con quel gap. Cioè, nel senso che entriamo e dovremmo restare i primi. Vabbè, chiaramente lo risuperiamo subito, però per la sicurezza di non rifarmi sta gara, nel caso dobbiamo entrare. Vediamo, anche perché la Mercedes andrà a doppiare anche lui, quindi perderà tempo nei doppiaggi. Però in realtà lo stiamo andando a doppiare noi, e lì davanti, quindi abbiamo un giro di vantaggio praticamente. Quindi il pit ce lo possiamo anche permettere alla fine, senza problemi. Nel caso serve, vediamo un po'. Dobbiamo fare ancora 9 giri. Che comunque, allora, un giro ci metti 40 secondi, il pit non so quanto ci metti. Bisogna fare un po' i calcoli, però. Lo stiamo ancora guadagnando, quindi non dovremmo avere problemi per fare la sosta. La posteriore destra di arancione. Bene, quindi forse un altro giro e poi mi sa che entro veramente, vediamo. Magari entrano pure loro, non è detto che non entrano, eh. Si è un po' alzato il tempo, 1.41. Ma io entrerei, dai, mancano ancora un paio di giri, non va bene, non va. Perdiamo solo tempo così, sì. Facciamo sta sosta, va. Facciamo sta sosta, tanto cambio solo. Ma cambiamoli tutte, va. Che anteriori pure stanno iniziando a diventare giallo. Ma questa pista, praticamente stai sempre sterzando, è giusto l'usura. È giusto usurare. È giusto usurare. Vediamo se entrano gli altri. Mi incuriosisce sta cosa. Vediamo un po'. Voglio proprio vedere.
restiamo abbondantemente davanti, mancano 6 giri, pit strettissimo di uscita, veramente molto molto stretto, no? Sì, abbondantemente, la Mercedes è lì, quindi si è solo sdoppiato, nel senso che ha ripassato, ma abbiamo un giro di vantaggio, è lunghi, con le gomme nuove, inguidabile, inutile, primo giro è così. Vediamo se entrano, vediamo un po'. Però io, come ho detto, avevo le morbide, eh? Magari loro hanno dure, quindi ci sta a non entrare, ma con le morbide altro discorso. Quindi se non entrano avevano le dure o le medie, boh. Mercedes è qui. Vai a fare un po' di rally, va. Torniamo a doppiarlo, mancano un paio di giri. Nessuno è entrato. No, non entra nessuno. Chiaramente hanno gomme più dure delle mie, allora. Sicuro io non potevo evitare la sosta perché non teneva più. Non teneva assolutamente più, quindi io ero obbligato. Ecco, magari non torniamo a entrare per cortesia, perché siamo arrivati lunghissimi. Quando abbiamo montato le gomme nuove siamo più lenti di prima, comunque è inutile. I primi 2-3 giri con le gomme nuove non gira niente, devono rodare bene le gomme. Adesso sta iniziando un attimino a essere più precisa nelle curve. Infatti abbiamo fatto 41 secondi precisi. Ma no, comunque non è entrato nessuno, quindi magari sono alla frutta pure loro con le gomme, ma non ha senso entrare per 2 giri che mancano, quindi è giusto così. Ma credo che qui con le medie non lo so se ce la faccio io, le medie pure, so, vabbè, che quelli là usurano pure poco perché hanno macchine lente. Siamo noi che abbiamo una macchina già più di potenza, quindi la gomma lo usura di più. Quelle là, le macchine lente sono lente, quindi usura in meno. Giro, vai. 19, ragazzi, 19 giri qua, veramente inutili. Non è entrato nessuno.
13 minuti è durata la faccia di pista corta. Ha messo 19 giri, ha messo, dai. Andiamo avanti, vediamo cosa abbiamo. Circuito della Shard, addirittura. Addirittura. Però due giri, quindi. Però anche qui la gara dura sui 6-7 minuti, perché un giro ci metti 3 minuti, quindi. È sempre lì la durata, dai. Comunque bellissima sta BMW, veramente bella. Bella bella, sì. La Mercedes subito se n'è andata. Tedesche dominano, Mercedes davanti e BMW pure. Secondo me questa comunque, se la elabori, non è male quella Mercedes, diventa buona, perché già di suo, di serie, mi sa che avrà 400-500 cavalli. Può essere, quindi non è da buttare, non è da buttare per niente. Allora vediamo quanto fa questa. 300 li fa. Adesso dobbiamo frenare, quindi 320 continua a aumentare. Lenta lenta non è. Penso che farà 3,30, 3,25, una cosa del genere. Non di più, poi magari, come ho detto, andavamo a montare il naso, che comunque non li sto montando nessuna macchina. Poteva andare anche di più nel dritto. Cioè, se n'è andato là. Aspetta, gli altri sono ancora nel rettilineo principale. Molto lento, molto lento. Andiamo a vincere anche qua. Vedi, curve così vanno bene, perché sono curve medio veloci, non sono neanche lente lente, quindi non ha problemi così, quando sono curve lente. Queste bene o male le fa pure. Non ci sono problemi, quando sono curve lente che la vedi frenata, devi faticare un po', sterzare però. Comunque quasi 4 minuti ci abbiamo messo per fare un giro, eh.
cazzo direi 4 minuti lunghissimi. Arrivo sempre lungo, ogni volta che faccio questo circuito con la cazzo di curva sempre lungo arrivo lì. Mi frega sempre quel tratto, maledetto. E intanto quasi 200 km abbiamo fatto, nel chilometraggio totale della macchina da quando la stiamo usando. Adesso 180 adesso, vedete. E comunque era ancora 0 km nuova di fabbrica. Guardate dove sono gli altri ancora, mamma mia. Noi siamo già a metà pista, guarda. Quelli sono ancora alla parte opposta. Manco un giro hanno fatto ancora. Alcune macchine, non tutte. Due secondi abbiamo, sembrava meno, invece vista la grandezza della pista è molto, ci ho fatto 2 secondi. Ma questa comunque è molto stabile, eh? Anche con velocità elevate resta ferma, non è come i prototipi che sono nervosi, è pesante, questo è pesante, quindi anche se vai a 300 mani dritta, no? Infatti quando fa così, nei rettilini così, è rigida, molto un ottimo tenuto da quel punto di vista, quindi. Poi trazione anteriore questo, quindi. Esce male quella leva. Fatto male anche prima. Minuti 51. Ma potevamo anche fare anche meglio, abbiamo fatto un po' di errori. Va bene, anche questa è fatta. Mancano 3 gare. Vediamo un po' cosa ci propongono, cosa ci propongono, vediamo un po'. È il capitano, non ho visto i giri, ma mi sa tanti. Mi sa tanti, 6 giri. È il capitano. Cioè fammi il capitano, vai. Che è del contrario pure, va, per forza. Ma è una volta che ce la fa fare nella direzione giusta, sta pista schifosa, no? Fatta pure prima quando stavo usando la Bentley, perché io sto registrando un po' di video di seguito, quindi
fatta prima pure con la Bentley, sta pista è la stessa. Però come ho detto, sta pista pure sono circuiti proprio che non è che non mi piace, proprio mi viene la poca voglia di farle, così non so perché, ma c'è la noia, c'è la noia di farle, signore, c'è la noia. Possiamo mettere un po' di pepe qua, fare una sosta gratis tanto per divertirci a riprenderli, mo vediamo perché giusto per fare qualcosa, vediamo un po'. So che abbiamo già 11 secondi di vantaggio. Tra l'altro il pit è lì, ok. Allora, ho visto che c'è in questo campionato anche il Nürburgring Nordschleife da fare. Però quella me la dà come ultima gara, quindi saranno sicuramente due giri anche lì, o uno, boh. Probabilmente due. Però è l'ultima gara quella, non so se riusciamo a finirla in questo video le gare, perché come ho detto sono tante, però vediamo cosa riusciamo a combinare, dipende dalla durata delle altre gare, durano più o meno tutte quel tanto, quindi è inutile che più che altro potevamo ancora farle più veloci queste gare prendendo una macchina più veloce, perché comunque erano ammesse tutte le macchine possibili del gioco, quindi potevi prendere pure macchinoni, facevi molto prima così. Però ho detto giusto per cambiare ogni tanto, per prendere sempre macchinoni esagerati, va, ci sta anche variare un po', perché sennò sempre prototipi o macchinoni da 900 1000 cavalli diventa tutto, vabbè che è facile pure questo in questo campionato perché siamo molto più veloci, però non ha 1000 cavalli sta qua, vedi? Adesso, allora, dopo il 3 giro, comunque iniziando il terzo giro, diventa guidabile. Dopo 3 giri, ci vogliono 3 giri per iniziare ad avere la macchina decisamente guidabile. Nei primi 2 giri, tir, rigida che è una maledetta, e poi dopo 3-4 giri dal quinto in poi crollano le gomme, diventa un po' di nuovo poco grip. La fase centrale della gara è la migliore invece, perché si guida bene la macchina in quella fase, quindi ma le gomme né usurate e neanche tanto nuove, la fase migliore diciamo, infatti è lì che fai i giri migliori della gara, la parte centrale della gara. Adesso penso che miglioriamo ancora il tempo, se non facciamo erroracci, vediamo, ma sì, direi di sì. Infatti abbiamo abbassato di un bel po', 1,44 adesso, quindi
tempone adesso. Però adesso probabilmente torneremo a fare il giro non buonissimo, perché mo le gomme nel posteriore. Qui ci ha disturbato la loop, però due pacchi 8 e mezzo, infatti adesso non rigiro. No, questo è un pessimo giro. Va bene. Dimentico ogni volta di frenare quello. Non penso che sia fattibile doppiare la Mercedes, però gli altri. Prossimo sarà l'ultimo giro e meno male pure. Questo potrebbe essere un buon giro. Non abbiamo sbagliato quasi niente, vediamo un po'. Non facciamo erroracci nelle altre curve. Potrebbe essere un buon giro. I posteriori sono gialle, ma c'è ancora grip. Io ho frenato troppo, ma va bene così. Qui va bene il muro, troppo, ma va bene, vai vai vai, ci appoggiamo giusto un pochino, ma non fa niente. Però le posteriori stanno iniziando a macinare male, piccolo derapino esce ogni tanto, quindi uscita di culo nel posteriore. Arancione adesso, no, possiamo fare l'ultimo giro. 1,43, miglior giro in assoluto, di sicuro non lo miglioriamo perché le gomme sono morte adesso dietro, anzi l'abbiamo pure rischiata perché qui le morbide qua non era buono, qui magari medio ma non morbide. Posteriori sono alla frutta, direi, però fortunatamente sta bene con trazione anteriore, quindi posteriore non ce ne frega niente, tiene anche così, però fino a un certo punto, poi dopo se ne va anche questo. Infatti guarda qua, uscita come derap. Sì, sta derappando anche lì, non sento più il grip dei primi giri, anche dietro adesso, di sicuro non facciamo un altro giro in queste condizioni. Ma ormai la gara è andata. Ancora tiene però, vabbè, con la trazione anteriore
fa ancora, perdi un po', ma fa. Posteriore, che non lo tieni più. Infatti, guarda il giro, è 40, 40, lentissimo, veramente, ho perso una vita. C'era più grip dietro. Allora, mancano due gare, vediamo cosa ci propongo. L'ultima sicuro è nulla, l'ho vista, però vediamo l'altra qual è. Che durerà due giri, l'ultima sicuro, quindi vediamo cos'è l'ultima, la penultima. Cos'è? Schifezza usiva, vabbè, vai. 5 giri, 5 giri. E aveva una buona accelerazione là, Mercedes lì, eh? Partita subito, ha dato subito metri di distanza. Vabbè, che gli altri sono 14, però non c'è paragone con le altre macchine che sono in corsa, però. Ci prepariamo mentalmente al Nürburgring e lì vediamo come si comporta anche questa BMW, perché lì è anche difficile superare, eh? Ma intanto prima c'è Suzuka da portare in saccoccia. E qui pure è meglio dare gap, perché non so se le gomme gliela fanno, eh? Vediamo un po', però va bene, anche con le arancioni questa qui si guida, non ci sono problemi. E il rosso, che è proprio con il rosso, è proprio veramente andata la gomma, allora lì qualsiasi macchina non la guida. Eravamo fermi, eravamo fermi. Suzuka non c'è verso, qualsiasi macchina che mi date non la faccio bene. Cioè, niente da fare. Suzuka no, Formula 1, qualsiasi gioco. Non datemi Suzuka che non è per me. Non c'è verso. Maledetta sta bene voi, che non sterza ancora così. Gommoni che abbiamo montato non si sono morbidi. Non va bene. Ma guardate, i primi due giri non è che è inguidabile, è difficile sterzare. Poi dal terzo in poi diventa anche fattibile, perché come se la gomma entra in temperatura, non so come spiegarlo, però sterza meglio. Poi dopo il quarto, il quinto, di nuovo inguidabile, diventa schifosa di nuovo la gomma.
primi due giri non la guidi mai bene sta macchina, ormai l'abbiamo capito. Comunque è sempre 2 minuti abbondanti il giro, quindi ce ne vuole. Qui che il guidato soffre sempre, mamma mia, in Formula 1 qui quanto si soffre nel misto qua di Suzuka. Accelerato troppo presto lì. Devo lasciarlo ancora un po' scorrere e poi aprire il gas, ma così no. Però è già molto più guidabile adesso, dal terzo giro in poi lo tieni di più la macchina. Questa non fa farla piena perché esce allarga, ci ho provato. Bisogna toccare il freno, non è come in Formula 1, che la fai quasi a pieno lì, anzi la fai a pieno, con questa no, non gliela fa. Mi sta uscendo un bel giro qui, peccato che. Andiamo col penultimo giro, mezzo già rotto, sta Suzuka, vai. Cioè, vado più veloce, la faccio andare più veloce a spinte, ma quanto è lenta quella macchina, a spinte va più veloce. C'è da dire che la nostra è pure massiccia, peso portante di questa BMW, quindi c'è anche le minicone, tutti i parafanghi giganti che escono pure fuori, vedi, allarga, allarga. Ma qui bisogna, come ho detto, dare un pizzico di freno. Tanto mi ha fatto male anche adesso, in realtà. C'era un coglione in mezzo qua, maledetto, schifoso. Dai, andiamo a chiudere anche Suzuka, l'ultimo giro. E poi ci prepariamo con il Nürburgring, ultima gara. Che saranno 2 giri, penso anche lì. Non è detto, può essere anche uno, però vediamo. E comunque ci metti sui 7 minuti abbondanti per fare un giro, quindi. Ma vediamo, secondo me sono due.
che qui comunque le posteriori arancioni sono arrivate, eh? Ma sicuramente ci uscivano altri due giri. 7 li faceva, poi dopo no. Forse 6-7 ore mi sa già. Che poi crollano subito, eh. Una volta che sono arancioni, al rosso diventano subito. Cioè, un giro e le becche in rosso, vedi? Per crollare crollano subito. Cioè, hanno proprio un crollo netto di botto. Cioè, a grip e poi crollano. L'abbiamo visto tante volte, quindi. Di botto crollano. Forse 7 no, 6 giri sì però. E anche questo è fatto. 10 minuti. Tutte gare da 10 minuti, abbondanti. Quindi. Preparatevi che tra un po' c'è il campionato stile Formula 1. Dobbiamo riprendere la Formula 1, che sono 15 gare, 15 gare. Una vita, una vita. Eccola qua, due giri, eh sì, avevo ragione, due giri. Quindi altra gara da 13-14 minuti direi. Casa nostra per la macchina, dico. Casa nostra per la macchina, BMW. Anche l'altra Mercedes, quindi. Le altre sono giapponesi. Anzi, anche la Volkswagen c'è, cioè questa lupo tedesca qui. C'è solo il Peugeottino e le giapponesi, quindi. Adesso vediamo qua come guidiamo. Ecco già in mezzo ai coglioni, tu te devi togliere proprio, te devi togliere, non devi esistere, via. Tra l'altro questa l'ho dovuta rifare in un altro campionato, nella gara, nel campionato dei prototipi, perché avevamo usurato le gomme all'ultimo giro, se vi ricordate, l'ho dovuta rifare, chiaramente vinta perché ho montato le gomme dure poi. Ma con le morbide, e vediamo, perché adesso che ci sto pensando, adesso parti tutto, dureranno le gomme che abbiamo noi qua? C'è da dire anche quello, eh. Non vediamo, non vediamo. Quasi quasi entrerei a fine di sto giro. Per sicurezza. Mo' vediamo, perché tanto è conveniente qua fare la sosta. La pista è enorme, quindi tempo ce n'è per recuperare. Vediamo come saranno le gomme dietro a fine di sto giro, va. Voglio vedere perché. Perché se sono gialle è conveniente la sosta, che siamo arrivati lunghissimi. Tanto è meglio fare la sosta che perdere tempo con le gomme usurate, quindi perdi meno con la sosta. Infatti sono verdi subito, subito verdi, mentre le anteriori sono ancora blu, quindi. Voglio vedere un attimino com'è la gomma a fine giro. Per non rischiarla io direi che ci potrebbe stare la sosta. A riprenderlo se ci supera la Mercedes lo riprendiamo in 2 secondi, quindi non è che.
15 secondi di vantaggio, non è molto, sarebbe meglio dargli una trentina di secondi per sicurezza, però. Avrei problemi se facciamo il pit, però. E poi tra l'altro qui potevo montargli anche le gomme dure volendo, il posteriore, però ho pensato. Ci ho pensato, e c'è una cazzo di zanzara che mi sta rompendo i coglioni, ragazzi. Ecco perché sto guidando da schifo, maledetta. Cazzo, però c'è anche un altro problema che dobbiamo dire. Si era attivato leggermente l'analogico, infatti la macchina tira a destra, non la guido più. Sembra che si sia risolto. E boh, vabbè, io credo che non la rischio. Il pit lo vado a fare, signori. Vado a fare. Sicurezza, va. Sì, sto guidando male perché. Abbiamo di gap dal secondo, non è sicuramente 30 secondi, però vabbè, 27. Ma secondo me però adesso valutando la gomma non è ancora in cattivo stato, nel posteriore. Stiamo per finire un giro, quindi. Vediamo un attimo. Potrebbe anche farci. Andiamo dritto per dritto, ah, ero convinto che usurava di più, perché con i prototipi l'altra volta due giri me le aveva mangiate le gomme, quindi avevo perso la gara poi qua, perché non teneva più la macchina. Vediamo con questa, per ora sembra ancora fattibile. Il problema è che crollano di netto. Cazzo, ho preso l'erba. C'è andata pure bene, eh? Questa è guidabile pure nell'erba. No, non entro comunque, dai. Pensavo che l'usura era alta, ma ce la fa, ce la fa. Iniziamo l'ultimo giro, va. Sarà una gara da 14 minuti praticamente, siamo 7 adesso, più dopo. Chiaramente questo giro potrebbe essere anche più lento perché magari l'usura adesso nel posteriore è più alta, quindi.
abbiamo 42 secondi che è gestibile nel caso ci sarà un crollo netto di gomma. Penso che riusciamo a, nel caso, andare piano in alcune curve. Buonanotte. A dirlo piano non direi, stiamo facendo 2,98 lì, però vabbè. Piano per modo di dire, va. Bellissimo quel tratto, tra l'altro, fatto a cannone lì. Il problema di sta pista è che è difficile superare, che è stretta, però è bella, eh. È stretta, 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 quindi. Molto complicata, quindi. Tra l'altro anche qui fanno la 24 ore. Quest'anno l'hanno fatta, addirittura non l'hanno neanche completata del tutto, perché mi pare che stava pure nevicando, una cosa del genere. Comunque c'era una nebbia assurda, che no. Beh, condizioni atmosferiche proponibili, però era, ed è raro, perché poi di solito quando fanno le 24 ore, anche se fanno, fa brutto tempo, non è che la interrompa, però hanno fatto solo 12 ore e altri 12 ore erano ferme box. Quest'anno era un po' una caccia, questa 24 ore del nulla, quindi non so se l'avete visto, ma era improponibile. Che poi la fanno in inverno, mi pare, quindi. Mi sembra che lo fanno, sì, in inverno sicuro. E devo dire che qua in Germania l'inverno è bello pesante, quindi. Adesso le gomme sono sull'arancione, quasi, occhio, occhio, vai, vai. Però è ancora fattibile la guidabilità. Siamo più o meno a metà pista. Abbiamo un minuto abbondante. Vantaggio. Capito perché qua hanno lasciato sta specie di pezza di cemento, quella cosa. Non potevano asfaltare pure lì, eh? Non ho mai capito perché lì c'è qualcosa che sembra cemento sopra l'asfalto. O pietra, qualcosa. Comunque non era meglio asfaltarlo lì, no? Mi sa che è ancora così, tra l'altro, in quel tratto, eh? C'è anche un altro tratto così, però. Vabbè, comunque è storico, quindi magari dicono, vabbè, lasciamolo, va. Non roviniamo la pista storica. Attenzione perché sono arancione adesso, eh? Occhio. Un po' slitta, ma. Dovremmo gestire abbondantemente questo minuto, perché poi crolla, crolla, la gomma crolla, rompe i maroni, è inguidabile, quindi perdiamo molto a settore, però vediamo. Sì, slitta molto adesso, effettivamente adesso slitta, anche in uscita di curva. Sapevo che comunque eravamo, vedi, eravamo al limite, cioè non siamo entrati, però eravamo al limite con le posteriori.
Cazzo, non la tengo qua. Piano. Sta buona che manca solo il rettilineo. Dai, non romperle e palla. Dritta, dritta, dritta. Rimani dritta, mi ha detto la macchina. Dai. Non mollare adesso che siamo arrivati. Un paio di chilometri. Quanti, però un paio, c'è il lungo rettilineo e poi siamo arrivati. Guarda qua, cazzo, derappando in quella curva. Adesso è tutto facile, dai. Sì, perché poi, cioè, a rifalla questa è una rottura de valle, non è che sono due giri ma dura, quindi frena, frena, la frena, la frena, la non fa più a toccare lo sterzo da come sono usurate, è veramente improponibile, veramente improponibile. Quando sono usurate in Gran Turismo non la guidi più, non la guidi più. Non male che siamo arrivati, perché e che avevamo anche un bel vantaggio, altrimenti era scoppiate le gomme, ragazzi, scoppiate. Va bene, va, poi il computer non la tiene più. 14 minuti di gara, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Adesso vediamo cosa regala, speriamo qualcosa di decente, perché poi senso, questi campionati qua non sta dando niente di buono per ora. Parte i crediti, poi non è che stanno tutti sti crediti, però arriviamo adesso a 1 milione di crediti, più o meno qualcosa, vediamo un po' cosa regala. Oh, vediamo un po' cos'è, vediamo che. Ma vai, via! Ma cos'è sto bidone? Onde sei 2000? Ma tienitela, ma tienitela! Ma dai, Onde sei 2000? Ma stiamo scherzando qua? Ma qui devi cacciare in macchinone da 1 milione. Vabbè, niente, raga, niente. La prossima è una gara singola, come il vento. Boh, vai a sapere che cosa è. E poi c'è campionato, raga, di Formula GT, che comunque penso che siano con le Formula 1, no? Vabbè, come sempre, voi fatemi sapere, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, iscrivetevi alla pagina Facebook, Twitter, profilo Instagram. Noi ci vediamo alla prossima. Saluto a tutti da Dax0689.